Prende ora la parola il presidente della sezione intercomunale Ampi di Alpignano, Casellette, Givoletto, La Cassa, San Giglio e Val della Torre, Mauro Ribotta. Al termine dell'intervento, secondo consuetudine, saranno consegnati gli attestati di conoscenza per la partecipazione ai familiari dei nostri morti. Grazie, buongiorno a tutti. A nome della sezione intercomunale Ampi di Alpignano porgo un saluto alle autorità presenti, ai parenti dei caduti, alle associazioni convenute coi loro labari e a tutti i cittadini. Un caloroso benvenuto alla vicepresidente dell'Ampi nazionale e presidente dell'Istituto Alcide Cervi, Albertina Sogliani. Saluto anche il presidente dell'Ampi provinciale di Torino, il dottor Nino Boetti. È un carissimo amico, è sempre qui presente con noi. Desidero anche ringraziare Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, e il senatore Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione parlamentare antimafia, che sono stati qui con noi, con il sindaco Steven Palmieri, e ci hanno veramente regalato giovedì 21 marzo, insieme a tutti gli studenti, una bellissima lezione sulla democrazia e la legalità, parlandoci della lotta alla mafia. Nelle loro parole di esortazione iniziamo insieme un percorso di liberazione dalle mafie. Ho trovato molte analogie tra la scelta che i giovani partigiani fecero nella Resistenza per liberarsi dall'oppressione nazifascista e il sacrificio dei martiri di mafia che hanno donato la loro vita per un paese più libero dall'oppressione mafiosa. Oggi qui al Maiolo onoriamo 10 giovani, 10 combattenti che 79 anni fa pagarono con la vita la loro scelta di libertà. Erano giovani partigiani provenienti anche da molto lontano. Si trovarono a dover scegliere da quale parte stare: la speranza di libertà e giustizia o l'oppressione nazifascista, e scelsero la prima. Nella guerra totale furono coinvolti milioni di civili, dalla distruzione dei bombardamenti, dalla deportazione, dal lavoro coatto, dallo sterminio, dalla fame. Per questo tanti giovani si schierarono contro gli orrori e l'oppressione delle dittature e della guerra. La guerra mondiale cancellò decine di migliaia di vite civili, anche con l'uso delle bombe atomiche. La Resistenza fu per i giovani partigiani però anche una scuola di vita eccezionale, un'esperienza di democrazia, di giustizia e solidarietà che permise la ricostruzione di un'Italia libera. Questi valori ideologici e memoriali sono il patrimonio dell'Ampi, che continuiamo a riaffermare ogni giorno. Per questo l'Ampi chiede con forza il cessate il fuoco immediato degli attuali conflitti mondiali, al di là delle ragioni e dei torti, prima di ogni altra cosa, deve essere tutelata la vita dei civili, dei bambini, delle donne, degli anziani. In Ucraina, come in Medio Oriente, in Siria come nello Yemen e in tutti gli altri focolai di guerra, oggi in essere deve finire in nome della pace e convivenza, della pacifica convivenza, del diritto all'autodeterminazione, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli. Tacciano quindi le armi e si avvii una trattativa di pace,
Un'escalation verso la guerra nucleare sarebbe una follia da cui non si tornerebbe indietro. Il popolo italiano, la nostra Costituzione, scritta dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, al suo articolo 11 ripudia la guerra e di fronte ai massacri di civili inermi non c'è distinguo che tenga. Infine, come ampi, non possiamo non rilevare come la proposta di riforma dello Stato in senso presidenzialista nasconda l'idea dell'uomo forte al comando. L'Italia ha già purtroppo conosciuto cosa voglia dire la dittatura e i partigiani caduti, di cui oggi onoriamo la memoria, sono qui a ricordarcelo. Non ci servono uomini e donne forti. Per governare bene un paese servono i politici preparati, responsabili ed onesti, e come dalla Costituzione svolgano i loro compiti con disciplina, onore e legalità, come con onore e lealtà i nostri partigiani caduti fecero la loro parte in condizioni ben più difficili. Onore ai caduti partigiani. Viva la Resistenza, viva la Costituzione, pace nel mondo. Volevo ancora ringraziare Lazzero Giovanni, è un amico, che con le sue mani ha costruito con fatica questo crocifisso che era stato asportato l'anno scorso, e ringraziare anche tutto il gruppo degli alpini di Alpignano che si sono dedicati all'installazione e al restauro del monumento. Grazie a tutti. Ora e sempre Resistenza.